Ciao a tutti, sono Silvana e lavoro per la cooperativa di Bessimo come tutor di condominio. Il tutor di condominio è una figura educativa di prossimità che lavora sul territorio ed è rivolto agli inquilini e residenti dei contesti di edilizia residenziale pubblica, le cosiddette case popolari, gestite sia dal comune che da un annetto circa il servizio tutor si è esteso anche alle case gestite da ALER. È un servizio rivolto quindi a questi inquilini e alle loro problematiche relative quindi alla gestione del loro contesto abitativo. E quello che principalmente faccio come tutor è quello di ascoltare i problemi, i bisogni delle persone, le accompagno e le oriento a quelli che sono i servizi che ci sono sul territorio. Il lavoro che faccio, oltre appunto all'ascolto e all'accompagnamento, è quello di svolgere dei colloqui individuali e a volte anche delle riunioni di condominio. Il lavoro di tutor non è un semplice contatto, ma è un'attivazione dell'inquilino che implica quindi una continuità nel tempo, con l'obiettivo di far emergere quelle che sono le problematiche e la gestione e l'aggancio ai servizi formali e informali presenti sul territorio. È rivolto quindi a persone che sono in condizioni di fragilità, di solitudine, in condizioni di situazioni di morosità e di disagio in generale. Come non abbiamo degli orari stabiliti come tutor, ma abbiamo degli orari flessibili appunto per venire incontro a quelle che sono le richieste degli inquilini, perché a volte le loro richieste non coincidono con gli orari degli uffici aperti al pubblico. I bisogni che emergono durante questi colloqui con le persone riguardano soprattutto l'aumento delle situazioni di povertà causate da diversi fattori, quali per esempio la perdita del lavoro, i lunghi tempi di attesa della cassa integrazione, soprattutto in questo periodo, o la sospensione del reddito di cittadinanza. Oltre a questi, ci sono anche dei problemi legati alla gestione della propria abitazione, quindi le stacche delle utenze, le bollette, la gestione degli spazi comuni, le attivazioni o la richiesta di un pacco alimentare. Ci sono poi anche tutto un aspetto legato alle segnalazioni di tipo manutentivo legate all'alloggio. Il tutor opera nell'ambito territoriale del comune di Cremona ed è in stretto contatto sia con i servizi sociali del comune che con gli uffici tecnici e amministrativi che sono impiegati nella gestione degli alloggi pubblici. Settimanalmente poi viene svolta un'equipe anche con un coordinatore interno del comune. Se dovessi quindi definire meglio il lavoro di tutor in 3 parole, queste potrebbero essere prossimità, legame e partecipazione. Prossimità perché è un aspetto fondamentale del mio lavoro, perché grazie alla prossimità, quindi al lavoro sul territorio, si può costruire con le persone un legame e questo legame permette poi una partecipazione della persona, dell'individuo, quindi all'attivazione e dei processi di autogestione dell'inquilino stesso per contrastare quello che è il disagio abitativo.